Capo Bianco. Questa volta siamo collegati tramite un hangout di Google. Quindi Fabrizio è in Silicon Valley nel suo ufficio, io sono qui a Napoli. Fabrizio, meno di quando ci siamo visti l'ultima volta, che ero io in Silicon Valley a dicembre, parlammo del lancio di Talk TV. Lancio dedicato al mondo del football, no? Quindi si parlava del football e dell'America. Pochi mesi fa, appunto, non si ipotizzava un lancio in Italia. Che cosa è successo invece? Ma è successo che noi abbiamo lanciato il baseball e poi abbiamo lanciato il football. Il giorno dopo il Super Bowl, che era il 3 di febbraio, mi è arrivata una mail da uno che non conoscevo, che aveva nella firma il logo della Juve. Poi io sono bianco-nero dentro, da sempre, e quindi ho pensato che mi stessero prendendo in giro. Era uno scherzo classico di un amico. In realtà era vero, ho fatto guardare la trace del messaggio, sono andato a guardarmi da dove veniva, da Torino, l'IP di Torino dal server mail juventus.com, quindi era vero. Ed era appunto la Juve che mi chiedeva se potevo fare la stessa applicazione per il mercato italiano per la Juve, un'applicazione verticale bianconera. Ovviamente non gli ho detto che ero un tifoso, e, ci ho messo 3 secondi, cioè, ho tenuto per 3 secondi e poi gliel'ho detto. E quindi abbiamo fatto questa applicazione. Non pensavamo di venire in Italia o in Europa addirittura così presto, però alla Juve non si può dire di no. E quindi abbiamo deciso di venire prima del tempo in Italia e abbiamo lanciato questa applicazione che si chiama Juventus Live, che è sull'App Store, sia iPhone che iPad, e che abbiamo passato i 100.000 downloads in un weekend. Quindi un successo Quindi notevole. risultati ottimi. Sì, siamo contenti. Ma ci sarà anche la versione per Android? Ci sarà sicuramente la versione per Android, ci stiamo già lavorando. Android in Italia è l'80% del mercato e iOS è il 10%, quindi direi che ci serve la versione per Android. Siamo partiti con solo tablet nel baseball in America e quindi era iPad per forza. Poi abbiamo aggiunto iPhone a giugno e chiaramente per arrivare a lanciare qualcosa in Italia potevamo farlo solo iPad e iPhone, però stiamo già lavorando alla versione Android, spero a breve. Senti, qual è la differenza di implementazione di un nuovo sport? No? Quindi lanciare la piattaforma, passare dal baseball, dal football, passare a un nuovo sport come il calcio, che ha regole differenti, dinamiche differenti, numero di giocatori differenti. Sì, no, noi vediamo Talk TV come una piattaforma di social TV, quindi una piattaforma sociale per la televisione che permette di parlare con gli amici mentre si guarda la televisione. Quindi ha la componente sociale di interazione, la componente vocale, perché è come fosse una chiamata Skype, e poi la componente di rumori sopra che si possono mettere sopra la conversazione. Sopra questo ci aggiungiamo un pezzo, che è quello legato a quello che stai guardando. Quindi noi abbiamo, se vuoi chiamarla tecnicamente, un SDK Talk TV, su cui chiunque volesse può aggiungerci una componente legata a quello che la persona sta guardando in televisione. Quindi se quello che stai guardando è la Juve, ci vuole una visualizzazione di dati legati a una partita di calcio. Se è il baseball, al baseball. Se è il football, al football. Noi abbiamo fatto anche una versione per la notte degli Oscar, in cui invece quello che visualizzavamo erano le nomination, gli attori che uno poteva cliccare e andava su IMDb e vedeva in dettaglio quell'attore, quel film e così via. Quindi è tutto costruito sopra. Quindi passare da uno sport all'altro, a una trasmissione all'altro, a amici, qualunque cosa in cui ci sia un motivo per discutere davanti alla televisione è semplicemente aggiungere un pezzo, che possiamo farlo noi come azienda, ma siamo anche molto contenti se lo fa una terza parte. Quindi potremmo vedere il Festival di Sanremo, insomma, qui in Italia, Esattamente, prossimo. questo Sanremo è uno degli obiettivi sicuramente aziendali, perché Dopo la Juve. dopo Senti, l'aiuto. ritornando un attimo indietro al calcio, no? Il calcio sì, è lo sport nazionale d'Italia, no? Siamo tutti allenatori, tutti mister. Ora voi avete avuto questo grosso successo con la Juve. Quanto è importante però aggiungere altre squadre? Perché ecco, come tu sai, io sono del Napoli, se io volessi vedere la partita con te, Napoli-Juve, avrei bisogno anche io dell'applicazione Napoli Live, o comunque potremmo interagire lo stesso. Allora, ti puoi scaricare Juventus Live, l'unico problema è che i rumori sono olè, 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 quindi io lo schiaccerei continuamente.
Quindi per cominciare, l'abbiamo, in Italia abbiamo cominciato questa versione per la Juve, faremo solo la Juve quest'anno, però ci piacerebbe farne altre in altri paesi d'Europa, ci stiamo già lavorando, e poi mi piacerebbe, perché no, fare invece un futuro anche qualcosa di più in Italia, perché ho degli amici interisti e degli amici napoletani e purtroppo non ho solo nessuno amici. È perfetto, insomma. Esatto, in famiglia siamo tutti juventini, quindi non ho problemi, però poi quando appena mi è capitato purtroppo di incontrare gente non juventina, quindi ci stiamo lavorando, perché è molto divertente l'idea di vedere la partita con gente della stessa squadra, ma è anche, penso, divertente se non di più vedere la partita con qualcuno che tifa per la squadra avversaria, quindi lo vogliamo fare assolutamente. E invece potete, con Juventus Live si può seguire anche le partite della Champions League o solo il campionato italiano? Sì, anche la Champions League. Sono tutte le... È interessante perché non solo ha la parte di news prima e dopo la partita, dopo 10 minuti che c'è la partita cominciano a uscire le prime interviste, è molto interessante. E poi ha la parte live, che è secondo me molto carina, perché sui tablet abbiamo... La mappa di colore in cui in tempo reale puoi vedere come si sta sviluppando la partita, dove sta giocando la Juve, la squadra avversaria, puoi cliccare su Pirlo e vedere a chi ha passato in qualche minuto i cross, tutto in tempo reale. E poi interessante anche post partita, che puoi andare a guardarti tutte le statistiche finita la partita e rimane lì per un paio di giorni, in cui puoi vedere effettivamente come ha attaccato la Juve. Io domenica non avevo la televisione, caso abbastanza strano, perché ho traslocato e non mi hanno ancora attaccato la televisione satellitare, e mi sono seguito la partita con l'applicazione e sono andato a guardare, e effettivamente c'era la mappa di colore che diceva che la Juve praticamente giocava tutta nella metà campo della Lazio, e alla fine hanno segnato. Questa come viene realizzata? Stiamo parlando di data visualization, data mapping? Questa sono data visualization, c'è un'azienda dietro che fa questo business della visualizzazione dati per il calcio in tempo reale, quindi è una cosa che siamo in grado di portare da una squadra all'altra o da un'applicazione perché all'altra. Chiaramente in quel caso i dati non vengono forniti cioè come vengono acquisiti? Il dato non viene fornito dalla squadra in quel caso? Non so come funziona esattamente il sistema, ma direi che quando sono stato allo stadio effettivamente ci sono delle persone lì con il computer davanti che guardano la partita, che registrano tutto e poi portano tutte queste informazioni su un sistema centrale in cui c'è questa azienda, anche più di una, che fanno questo mestiere. Negli Stati Uniti c'è un'azienda che si chiama Stats Inc., che fa proprio quello, che è quella che fornisce le informazioni in tempo reale su baseball, su football, eccetera, e quindi si possono, diciamo, comprare questi feed di dati che poi su cui poi si possono fare delle visualizzazioni assolutamente interessanti, per rendere, diciamo, che il calcio dal punto di vista statistico è tra gli sport meno avanzati. In realtà ci sono alcune cose abbastanza carine, magari non live, perché il calcio è un po' rapido, per cui se uno si mette a guardare le statistiche durante la partita perde il gol, però nell'intervallo fine partita, secondo me, per i maniaci come me, sono cose molto interessanti. Senti, invece lasciando l'aspetto sportivo, andando all'aspetto aziendale, l'aspetto di business, una domanda che appunto si fa tipicamente alle start-up: come fai i soldi TalkTV? Qual è il modello di business? Cioè, in questo caso Juventus Live è stata venduta alla Juve, voi gestite la pubblicità, qual è il modello di business? A noi fondamentalmente stiamo mettendo in piedi questa piattaforma sociale, quindi gli utenti che fanno il login di Juventus Live fanno il login sul back-end di TalkTV, quindi fanno parte della famiglia di TalkTV, arrivano sui nostri server, quindi stiamo facendo crescere la piattaforma di utenti. Il nostro modello di business, quindi in questo momento, lo scopo è acquisizione di utenti, quindi stiamo facendo crescere gli utenti, non stiamo mirando a fare fatturato. Per quello ci sono gli investitori, i venture capital, ti permettono di fare degli investimenti e far crescere gli utenti senza doverti imbarbarire e fare delle cose contrarie e far, diciamo, rallentare la velocità di acquisizione degli utenti. Quindi l'applicazione è gratuita e non c'è nessun tipo di generazione di fatturato. Lungo la strada noi abbiamo una serie di cose in mente, che sono dalla vendita di beni digitali, che vuol dire
la possibilità di aggiungere i propri rumori. In questo momento sull'applicazione del baseball, per esempio, c'è il mio rutto, e se uno volesse invece mettersi il suo rutto, noi siamo in grado di darti la possibilità di fare i tuoi rumori, perché quando vedi la partita con un amico, c'è sempre quell'amico che dice una cosa un po' particolare. E poi ci sono, diciamo, sul fronte dei rumori abbiamo una serie di cose che vorremmo fare. E poi l'idea di venderti anche cose digitali, come la maglietta digitale, cose che puoi mettere sul tuo sfondo, perché quando fai una stanza con TalkTV tu inviti un amico a casa tua, quindi vuoi fare in modo che casa tua abbia, siamo nel tuo caso probabilmente abbia la sciarpa del Napoli. L'altra cosa sono beni fisici, perché ovviamente legati alla partita o meno ci sono magliette, ci sono biglietti, ci sono tante cose che possiamo veicolare. E poi l'elemento chiave su cui io personalmente credo moltissimo, nella quello che chiamo il mondo della TV sociale o second screen, è quello del fatto che quando passa la pubblicità in televisione, oggi non c'è possibilità per chi fa pubblicità di dare all'utente finale un'interazione. Cioè hai un mondo in cui l'85% della pubblicità, della raccolta pubblicitaria mondiale è televisiva, il 15% è internet, su 15% internet Google ha fatto una bella azienda. Ma l'85% è pronto, perché ci sono delle pubblicità che non sono cliccabili, e questi spendono $1 milioni per fare una pubblicità durante il Super Bowl e non sanno chi la sta guardando e non ti possono dare nulla da fare. Internet clicchi e fai e interagisci con la pubblicità, ma non ti vuoi guardare 30 secondi di pubblicità, anche se il brand al brand interessa perché diventa emotivo. Mentre se tu hai in mano un tablet e passa la pubblicità della scarpa della Nike, io ti do la possibilità di ti si illumina la scarpa in basso a destra, non è che ti scompare davanti, ma ti do la possibilità di cliccare e dire che ti interessa e andare a guardare dei dettagli e eventualmente anche comprarla. Secondo me su quell'85% di mercato pubblicitario c'è una nuova Google, e chi fa l'app che la gente usa quando accende la televisione, che è quello su cui stiamo cercando di fare noi, secondo me farà una nuova. Bene, senti, ultima domanda per concludere. Tu sei il nostro osservatore lì in Silicon Valley, no? Quindi che cosa è successo negli ultimi 6 mesi? Perché ormai ci vediamo frequentemente. Quali sono le novità? Insomma, lì la crisi già è stata superata? Raccontaci qualcosa. Oh, guarda, qui la crisi secondo me non l'abbiamo vista. Nel senso che io ricordo un minimo calo 2008-2009. 2008-2009 è abbastanza pesante, poi dal 2009 in poi con Facebook cresceva, 2010-2011-2012 noi stiamo crescendo in modo significativo. L'anno scorso secondo me è avuto un rallentamento post dopo che Facebook è andato in borsa, perché non ha fatto i numeri che doveva fare, che quindi si aspettava. Esatto, aziende della Silicon Valley che dovevano fare questo botto in borsa che di solito tira dietro tutti quanti, non l'hanno fatta. In realtà Facebook continua a crescere, se andate a guardare i numeri oggi Facebook continua a crescere e sta dimostrando di essere l'azienda che tutti si aspettavano che fosse. Quindi secondo me questo è quello che è successo, c'è stato un momento di calo, ma sta ripartendo tutto, il momento è buono, ci sono tantissimi soldi per cominciare, diciamo, a livello proprio di startup, di angel investment. Sta un po' cambiando il mondo del venture capitalist, perché il venture capitalist tradizionale che mette tanti soldi oggi non serve più, perché obiettivamente con le aziende si fanno competition, e quindi ci sono tante aziende di cui mi aspetto tante falliranno, però ne stanno uscendo veramente è un'accelerazione nel numero delle startup e nel numero di successi grossi che stiamo vedendo, quindi sta tirando parecchio. Silicon Valley direi che è in un buon momento, c'è un traffico bestiale quest'estate, era impossibile trovare una casa da affittare o da comprare, i prezzi delle case negli ultimi 12 mesi, non dico che sono raddoppiati, però case che valevano qui sono poco, $900,000, oggi valgono $1,3 million, $1,4 million, quindi, e questo in 12 mesi. Quindi c'è un momento di boom, proprio di case, anche in affitti, di affitti che valevano da $3,000-$4,000 al mese sono passati a $5,000-$6,000, quindi difficile trovare posto, c'è un traffico bestiale, che sono le solite cose che succedono quando la Silicon Valley tira.